tutti abitanti di Minecraft, abitanti della vanilla insieme. Ah, che splendida giornata, guardate, guardate un po'. E dov'è quello stupidotto? Kendall? Bella faccia! Ogni volta ti nascondi, sapessi dove sono. Sei a casa mia. Come sicuro, da come l'hai detto. No. T'ho visto! No. Dove sei? T'ho sentito? No. Sei di sopra, No. Ma dove cavolo... Ah, ma sei qui! Ma dove cavolo sei? Sei di sotto, Oppa. Che succede, amico? Ma che sei, un coniglio? No, che c'entra un coniglio? Sono, non vedi che sono schiacciato? Hai detto che succede, amico, di solito. Quindi? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, oggi sai che cosa facciamo di bello? Non ne ho la più palle... No, in realtà lo so, perché me l'hai detto prima. Facciamo una farm di ferro, finalmente. Una farm di ferro? Bene, fai una farm di ferro, perché io non sono capace. Quindi... Perché, infatti, perché sì, perché se non ci penso io alle cose, chi ci pensa? Beh, però devo dire, la tua farm di cibo, molto utile. È molto utile, ecco. Non era pronto, però va bene, Non era pronto, non vedi che era tutto pronto? No, c'erano dei semini che non erano pronti. Ma come sei perfettino per un semino, dai. Sai che la regola numero uno è chi la usa ripianta anche. Chi lavora, chi va piano va sane. Sì, chi va piano va sane lontano. Hai capito. Sì, ho capito. Allora, per fare questa farm di ferro, io ti giuro, questa qui sarà una farm di ferro facilissima, che puoi fare addirittura te. Ho sbagliato, scusa. Ecco, sì. È una farm di ferro che... No, figurati. È la più è la più facile del mondo. Ma non è vero, io non sono capace a fare. Dai, vieni che ti insegno. Vai. Ah, ma allora, allora. È inutile la tua farm, sì, la odio. Lasciamo qua, o forse sei te che non sai fare, dai. No, sì, è la tua farm che è difettosa. Guarda, facciamola qua, di fianco alla farm che tanto ti piace, ok? Ma quanto sarà grande questa farm di ferro? Pochissimo, veramente poco. Ma non ci credo mai. È sottoterra. Sottoterra? Fidati, è sottoterra. Ok, quindi dobbiamo scavare. Allora, bisognerà scavare un 3x7. Ok. 3x7. No, fermo, non mi sono spiegato bene. Un 3x7 è così, guarda. 1, 2, 3. Ma profondo 7. Quindi 1, 2, poi 3, 4, 5, 6 e 7. Ok. Sei sicuro che ne hai fatti 7? Non hai contato male? Ricontiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stupido. Ok. Ok, poi qua, guarda, bisogna scavare così. Così? Poi così. No, vedi, già sbagliato. Oh, cavolo, c'è una caverna. Tu mi devi solo guardare. C'è una caverna là. Non serve a niente la caverna. Ci sarà una falla nel sistema. C'è una falla nella tua testa, te lo dico io. Poi guarda, prendiamo i letti così, li mettiamo qua. Ecco, non riesco neanche a saltare. Li mettiamo. Sei capace a mettere un letto? Un attimo, porca miseria. Li mettiamo. Uno. Ok. Due. Vuoi darmelo a me? Ma dove cavolo? È sparito. Ma non l'hai piazzato? È sparito! Non l'hai piazzato? È sparito dal mio inventario! No, ce l'hai in mano! No, non lo vedo! No! Cosa no? Ce l'hai... Ma mi stai prendendo in giro? No, te lo giuro, guarda, non ce l'ho più! Io lo vedo! È stregoneria! Ma che dici? Oh, vedi, ho riloggato e il letto c'è. Comunque sia, guarda, bisognava scavare di pazzo. 3. Ecco. Ah, quindi in su? Bravo, così. Quindi mettiamo i 3 letti così, ok, piccoletto? Okay. Poi vieni di qua. E guarda, dormiamo. No, non dormiamo. Guarda, prendiamo la botola. Ti stai annoiando? Ti stai annoiando, ti vedo. No. Ti vedo che ti stai annoiando. Vuoi una spadata? Sto imparando tantissimo. Vuoi una spadata in testa? Puh, vuoi fare il gradasso con quella spada lì? No, dammi una sparata così mi sveglio. Svegliati. Grazie. Guarda, allora, dobbiamo mettere una botola qua. Lastra qua, lastra qua, ok. Bravo, infatti bisognava far così. Ti stai fermo. Vedi che io ci penso. Sì, pensi. Andiamo, guarda, qui giù sotto. Scaviamo. No, non. Allora, facciamo così. Così. Okay. Dobbiamo. Ah, c'è la caverna. Ah, e qua ci andranno i villager, vero? Qui ci vanno i villager. E qua, mio caro, dobbiamo mettere uno zombie. Ok, aspetta, aspetta. Aspetta, non chiudere, perché è più semplice di quel che sembra, eh. Potremmo prendere lo zombie da qua. Bravo, abbiamo già la caverna. No. Sì, è geniale. Era programmata questa non cosa. Era programmata. Sei un genio allora. Sono, posso dirlo? Allora, andiamo a rinominare la targhetta. Come lo vuoi chiamare lo zombie? Tipo allora, Wanda, i villager come si chiamano? Nino, Pino, Gino. E questo è il lupo cattivo, tipo. Oh, e quindi come potremmo chiamarlo? Lupo cattivo. No, che brutto. No, che brutto. Non so, un nome cattivo? Un nome cattivo? Dotragon. Un nome cattivo. Bella faccia. Un nome cattivo. Gwendal, l'ho deciso. No. Visto che vuoi fare il simpatico. Senti, no, Gwendal no.
Ecco. Seguimi, stupido zombie. Tanto ora glielo do io la targhetta, gli cambio io. No. Oh, io l'ho trovato lo zombie, te lo sto portando. No, non rinominarlo. Vieni qua. Vieni qua. Dovremmo chiamarlo stupido. Stupido, vabbè, lo rinomineremo, dai. Veramente l'hai trovato? Sì, sì, lo sto adescando, vieni qua. Portalo qua, oh, bravissimo. Dove lo devo portare ora? Qui, dentro la barca. Ok, seguimi zombie. Dentro la barca, vai, sacrificati. Sì! Perché sacrifico? Ma sei matto? Grande! Ok, aspetta, guarda. Aspetta che lo metto bene. Spingilo bene. Aspetta, fammi passare no, prima. No, levati. No, torniamo su da lì. È fatta, fermo. Così, ma guarda. È fatta, non può essere solo così. Così, e guarda, è fatta! E ora? Sì, non è fatta. Ok, chiudiamo. Ma come l'hai chiamata? No. Fermo, sto morendo. Ok, allora, abbiamo messo lo zombie, ok? Sì. Quindi, siamo a metà, ok? Adesso dobbiamo prendere i nostri villager e buttarli letteralmente qua dentro. Ma si faranno male? Ah, no, c'è ecco il letto. Ecco perché i letti. C'è il letto, mio piccolo amico. Ok. Prendiamo i villager allora. Bravissimo, portalo qua intanto. No, in realtà noi ci stiamo divertendo. Ce la fai, dai che ce la fai. Sì, ma noi... Vabbè, non ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? No, ma non devi. Siamo già... È scivoloso, è divertente. Senti, devo fare tutto io ogni volta, te ti diverti? Vabbè, arrivo, basta che non ti lamenti sempre. Se non fosse per me non ci sarebbe la casa, la torre, non ci sarebbe la stanza degli incantesimi, il magazzino non ci sarebbe. Te volevi solo giocare ogni volta, altro che... Allora, sto arrivando, eh. Allora, adesso non mi sconcentrare, devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 12, 21, 48, 36... 3, 4, 5. No, vabbè, ma questi canyon rompono solo le scatole. Ascolta, io devo rompere qua, va bene? Te, oltre che rompere, devi rompere le scatole. Devi rompere meno le scatole. Guarda, vabbè, poi si ripiazza. Aspetta, non so cosa stai facendo, Kendall. Come faccio a passare se non rompo? Non fare niente di stupido. Okay. Ormai è troppo tardi. No, allora. No. Ok, va bene. Deve passare in qualche modo. Oh, speriamo che non muoia più che altro. Come dovrebbe morire? Ok, vai, bravo. Bravo. Aspetta. Fai retromarcia. Vai. Ok. Basta così. Vai. Okay. Rompiamo la barca. Aspetta, ci penso io. Non gli dare una. Magari no. Che cavolo. Porca miseria. Scusami, Porazzo, poverino. Non l'ho fatto apposta. Ok. Allora, abbiamo fatto così. Guarda, adesso dobbiamo fare un 9x5. Cosa ha fatto? Adesso va scavato tutta sta cosa qua. Mi bella faccia, tu stai parlando al muro. Io non ti capisco quando dici queste cose. Ok, allora adesso. Meno male che i fan le sanno fare queste cose, perché altrimenti se fossero tutti come me. Sì, infatti. Allora, adesso dobbiamo mettere dei blocchi che poi caviamo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Dai, che abbiamo quasi fatto. Poi abbiamo tutto il ferro che vuoi. Non sei contento? E questo è quello che sento quando parli tu. Ok, va bene. Oh! No, stupidi. Guarda te, sono cascato su di sotto, aiuto. Sì, aspetta, qua i villager non mi stanno ascoltando. Hai un solo compito, Dovete obbedire al vostro padrone. Hai un solo compito, Kendall, portare i villager qua. Beh, ti sembra facile? Non mi sembra tanto difficile, È difficilissimo, non ascoltano, si stupidi. Allora, guarda, io intanto continuo a scavare qua sotto perché devo togliere tutta sta zolla di terra. Io devo fare i lavori difficili, altro che... Ma guarda questo che sarei andato a dormire a casa mia. Mamma mia, ma ce la faremo prima di domani a portare questi villager qua? Allora, tu mi stai pagando? Una cosa ti ho chiesto di fare. Sto arrivando, dammi un secondo. Oh, non uccidere, no, però... Stupido. Fermo, dove vai? No, non farlo andare di sotto! Non ci posso credere. Aspetta. Non ci posso credere, non farlo allora, andare Gino, lì. Allora, Gino, di labbia, guarda cosa c'ho, Guarda. Dai, tu convincilo, io devo finire la farm, cavolo. Vieni qua, forza, Gino. Mi devo Bravo, muovere. Sì. Allora, delle scale. Servono delle scale e delle tramozze, le hai per Gino? Caso? Gino, ma sto parlando con te. Vieni, seguimi. Vabbè, non mi ascolta, ragazzi. Vuoi questo smeraldo? Un uomo chiamato contratto, bravo. Ho dovuto commerciare perché è stupido. Vieni ecco, qua. Bravo. Allora, vediamo. Quindi una tramoggia ce l'abbiamo, Gwendalino. Poi ci abbiamo anche. Oi. Mi senti? Io faccio finta di non ascoltarmi. Ma guardate, fa finta di non ascoltarmi. Le scale ce l'abbiamo. Gino, vieni. Ok, fai finta comunque di ignorarmi, Non durerà molto questa cosa. Ci siamo. Ora lo annego nella lava. Oh, se perdi quel villager, perdi tutto, Ah, è qua, tranquillo. E io perdo la testa dopo, veramente. Non ti preoccupare, allora trovo il modo. Qua bisogna mettere, invece,
Vediamo, con la zappa bisogna zappare. Ok, no, così. Ok, perfetto. Guarda, che capolavoro. Se io sono la mente e tu... E io sono il corpo. Tu sei il corpo, veramente. Ok, mi serve dell'acqua adesso. A breve possiamo avere tutto il ferro che vogliamo, eh. A breve puzziamo? A breve, no, possiamo avere tutto il ferro che vogliamo. Puzziamo? No, tu puzzi. Ok, fatto così, guarda che roba. Quando era messa la tramoggina, sì. Tu non stai capendo niente. Io comunque non so neanche cosa sia la tramoggina, però vabbè. Il formaggino. Ah, il formaggino lo conosco. Non è il formaggino, ti pare che sia il formaggino? E allora perché hai detto, oh, se non la smetti di dormire sto villager stupido. Oh, se non ce la fai, no, prima che finisco la farm. Se non ce la fai vieni prima. Se non ce la fai prima che finisco. Se non ce la fai prima che finisco la farm. Sei un nabbo, eh. C'è il villager che sta dormendo sull'incudine. Che cavolo stai dicendo? Oh, vorrei far notare, ragazzi, che lui non ha fatto niente in tutto il video, eh. Ma ti sembra facile portare sti cosi qua in giro? Avevi solo un compito. E beh, non è un compito semplice. Vediamo. Ma che cavolo fa? L'ho tolto. Ma che cavolo sta facendo? Vabbè, guarda, lascialo dormire qua. Guarda che lo puoi spingere. Mi sa che la tua casa è spazzata, è piena di mostri. Ma che cavolo fa? Cosa fa sto scherzo? Ma che è? Impazzito. È impazzito. Oggi sono impazziti tutti. Attento, via, che c'era un creeper. Nulla. C'era un creeper qua nelle vicinanze. Attento dietro. Dai, vado a finire la farm prima che moriamo. Allora, manca solo la lava e mancano solo due villager, eh. Ce la faremo, eh. Dici che ce la faremo o non ce la faremo? Ce la facciamo. Ce la facciamo. Allora, adesso devo mettere dei cartelli. Mi serve. Che cavolo, mi manca sempre la roba. Potresti portarmela, ma però. Ma possiamo andare a dormire? Sì, infatti andiamo a dormire, cavolo. Andiamo a dormire. Vieni, stupido villager senza cervello. Ce l'hai fatta. C'è un creeper dietro di te. Ah, oh, no. Attento. Ci penso io. Ammazzalo, eh. Lo ammazzo. Sai quanto tempo ci ho messo? Mamma mia, ti immagini? Ho dovuto picchiarlo, sto stupido. Muore l'unico villager che ci serve, eh. Entra. Oh, bravo. È entrato. Manca l'ultimo. Ok, è in casa mia, non ti preoccupare, lo vado a prendere. Bravissimo. Allora, adesso devo mettere solo un cartello. Un cartello. No, ho sbagliato. Un cartello qua. Quanti cartelli devi mettere? Tre, un allora. Cartello qua. Un cartello qua. Non mi devo concentrare. Poi devo mettere questo qua sopra. Mamma mia, che farm che sto per fare, Kendall. Tu non hai un'idea. Per me non funziona nemmeno. Tu non hai un'idea, sì. Tu non funzioni. Ok, la mettiamo qua. L'ametista. No, non devo mettere qua. Devo metterlo qua. Oh, se mi sconcentri è finita. Non avremo mai il ferro, eh. Ma va, bella faccia. Ok, di qua lo devo mettere. Come procede con il villager? Guarda che la farm di ferro è una delle più difficili, secondo me. Sì. Ok. Wow. Direi che ci siamo. I villager stanno per morire comunque. No, non ucciderli tutti, dai, ti prego. Ho capito, ma sono stupidi. Ok, cancelletto, come procede? Cancelletto 31, cancelletto. Guarda che io ho finito, eh. Io sto arrivando, mi dai un secondo? Metto il cartello qua sopra. Tolgo questa terra. Guarda che tra i due, quello che non ha fatto nulla sei tu. Sono scato di blocchi. Ma e sta hai zitto. Tutorial. Ma io sta zitto. Ma cosa? Ho dovuto portare. Sì, ma ti sembra facile? E voilà! La Fakmetin. Oh, aiutami. La faccia. Dove sei? Arrivo. Un ragno. Ma di giorno non ti attaccano. Stava attaccando il villager. Sì, al lupo. E poi. Guarda. Ok, allora lo zombie guarda. È ancora giù. Vai. Sta arrivando l'ultimo signore. Vai, Kendall, vai. Buttalo devo fare giù. Retromarcia. Buttalo giù. Buttalo giù. Mamma mia, quanto è lenta la retromarcia. No, direi di non andare in retromarcia, eh. Invece devo. Girati. Dalla faccia, devo. Quanto ci metti, porca miseria. Allora, facciamo così. Qua chiudiamo. Comunque, è completata la farm. Una volta che buttiamo il villager giù, è fatta, eh. Giù dove? Giù. Basta che lo butti giù. Nella lava? Sì. Ma perché non è così? Come si? No, non nella lava. Non nella lava, volevo dire. Guarda. Vediamo. Vai giù. È tutto ok. Allora, adesso dovrebbe spawnare un Iron Golem. Ma non è vero. Sì, fidati. Dobbiamo aspettare la notte. Ok. Guarda, qua chiudiamo. Dove ci sono i villager, chiudi. Perché adesso non serve più tenerlo così. Chiudiamo. E adesso, mio piccolo amico, qua. Ma ora sono al sicuro, lo so. Sono al sicuro. Spunterà un golem. Vediamo. Fammi vedere, fammi dare un'occhiata. Ok, lo zombie è qua. Attento. Lo zombie li deve attaccare. No, però. non deve attaccarli. Togliamo la barca? Così. Dobbiamo togliere la barca. Ok, sta funzionando forse. Vai a vedere di sopra. Ok, vado a vedere. Vai a vedere di sopra se è spawnato qualcosa.
No, un bel niente di niente. No, la barca deve rimanere lì. E abbi pazienza, aspettiamo il giorno. Non ti preoccupare, spunterà da un momento all'altro. Ma la faccia... Cosa? Oh! Ma che cavolo... Perché è spuntato qui? Allora, ok, questa farm era semplice, però ovviamente può capitare che spawni lì. Però ovviamente l'hai sbagliata, è incredibile. Ma che l'ho sbagliata? Ecco, bravo. Aia. Ti fidi di me? No. Fidati di me, adesso ricasca là dentro appena respawna. Muori, muori. Vabbè, comunque sia, guarda, ferro. Però, sì, ok, beh. Hai visto? Più o meno ha funzionato. No, fidati di me. Allora, può succedere che si bughi un attimo. Guarda, bisogna chiudere questi buchi. Perché ci sono tutti questi buchetti, ok? Ok. Adesso fidati. I villager sono terrorizzati sotto dallo zombie Gwendal. Sì, l'ho chiamato. E quindi adesso spawnerà il golem. Ho detto spawnerà il golem. Guarda, guarda. Spawnerà il golem. 3, 2. Vedi che bisogna chiudere i buchi, guarda. È spawnato, vedi che funziona però. Oh, però muore. Vedi che funziona. E come facciamo a chiudere tutto? Chiudiamo tutti questi buchi, tutte queste gallerie. E una volta chiusi, spawnerà lì. Ma sono tanti, va bene, ok. Te l'ho detto che funzionava. Non ci credo, per la faccia sei un genio. Hai visto? E quindi aspetta, mi stai dicendo che adesso il suo ferro sarà qui? Il suo ferro sarà lì, quello scheletro ti uccide. A breve spostati. E adesso il ferro va qua dentro. Hai visto? 9, 10. Mamma mia. Sono o non sono il re? No, di questa vaniglia? Ma la possiamo fare doppia questa cesta? Incoronatemi, grazie. Certo che la possiamo fare. Sì, bella faccia. Basta. Come si dice? Ti piacciono i tuoi elmetti in ferro? Adesso ne puoi avere quanti ne vuoi, ok? Mi piace un po' meno Gwendal, ora lo vado a uccidere. No, non ci darò. Ragazzi, lasciate un mi piace, fatemi sapere quale altra farm dobbiamo fare nel prossimo video. Magari la farm di Kendall. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.